Nonostante il Covid, le regole di sicurezza, la paura che serpeggia e che scoraggia alcuni, il premio Chiara Inanella, un altro giorno speciale, anzi perfetto, proprio come il rapporto che Giacomo Campiotti ha intrecciato con i suoi attori, affetti da sindrome di Down e protagonisti della fiction Rai. Tu sei sempre stato un bravo regista di attori, hai diretto alcuni tra gli attori più famosi del nostro paese, anche attori stranieri. E con questi attori come è cambiato il tuo metodo di lavoro? Abbiamo lavorato moltissimo. Io dopo la prima settimana ero disperato perché mi sembrava che venisse un film molto amatoriale, perché la loro recitazione era molto carina, tra virgolette, ma basta. Cioè era un film anche un po' fastidioso, mi sembrava, poteva diventare un po'... Sì, fin dell'oratorio, non so per capire, no? Poi non ho niente contro gli oratori, però molto così. Allora sono andato molto in crisi e allora ho detto, ragazzi, che vi dico, da domani ci spacchiamo la schiena, ma dobbiamo farci. E ho iniziato a trattarli come gli altri attori, per cui non ho avuto pietà, diciamo. Abbiamo rifatti Chuck 5, 6, 10 volte finché non raggiungevamo quello che volevamo e loro sono cresciuti moltissimo. Sul palco, insieme al regista Varesino e a Bambi Lazzati, una parte del cast, Aldo, Eugenio e Valentina. Quest'ultima, misurandosi con set, copioni e cineprese, ha incoronato il sogno di una vita, quello di recitare. La troupe ci coccolava, racconta, peccato che nella vita reale non sempre sia così. E là, diciamo, nel mondo del lavoro tante persone si spaventano di noi. E io questo non lo tollero. Non solo io, ma anche gli altri ragazzi e ragazze di tutto il mondo. Per Campiotti Ognuno è perfetto rappresenta un'ulteriore tappa di un percorso artistico che lo porta spesso a confrontarsi con la malattia. Basti citare Braccialetti Rossi e il film Bianca come il latte, rossa come il sangue. Queste storie mi cercano e mi sfidano, dice. Ho l'impressione che se non le raccontassi io, non lo farebbe nessun altro. Insomma, in ogni opera d'arte c'è la realtà e c'è anche la finzione. Qui in percentuale quanta finzione c'è stata? Ma direi, bella domanda, ma direi, sai, la finzione io penso molto meno di quello che forse sembra, nel senso che la storia è una storia inventata, diciamo, però prende spunto da tanti avvenimenti veri e conoscendo loro così, capito, è tutto possibile, diciamo, è tutto verosimile, ecco. Ecco, nelle fiction è citato giustamente Braccialetti Rossi, che è un grandissimo successo. Nel cinema hai parlato anche di leucemia, cioè come ti rapporti tu con la malattia e soprattutto perché ti incuriosisce tanto il lato artistico di questi racconti? Ma devo dire, questo è un po' il mio destino, non lo so, non è che l'ho scelto tutto, cioè diciamo tanti colleghi bravi che fanno l'intrattenimento, fanno i gialli, fanno i polizieschi, fanno gli splatter, così. Io faccio dei film che secondo me se non li faccio io non li fa nessun altro. E poi vedo che i film comunque penetrano nella società e hanno prodotto anche dei piccoli cambiamenti, per cui sono molto fiero. Faccio un'ultima domanda all'uomo Giacomo Campiotti. Può essere che lavorare così spesso con testi che hanno a che fare con la malattia, la disabilità, sia anche un modo per esorcizzare la paura della malattia che c'è in tutti noi? Ah, sicuramente sì, speriamo che funzioni.